sto senza cintura, sto senza cintura, sto senza cintura. Dai, giudica, a tutto c'è sempre un perché, no? 8 metri in un garage, cose molto diverse, apparentemente simili. Esistenze diverse. Non gli scrivo lavami, non gli scrivo pigello cazzo, non gli scrivo puttana, non gli scrivo Gaio, non gli scrivo Forza Roma perché già c'è scritto, gli scrivo VLV, è di un mio amico, lo conosco bene, molto bene. Prima di giudicare, ho pubblicato la foto. Quanti giudizi! Se non hai più i soldi per una macchina, se, perché tu sei boom bam! Punta del dito. Una canzone molto bella, prima di parlare pensa. Ti garantisco che i soldi non gli mancano. Ti garantisco che non te lo devi stare a spiegare a te. E forse ha avuto delle priorità. Sai quei momenti della vita che uno passa? Poi ci sta il pallino, quello del rec. Magari nella vita ha dato priorità alla propria vita, alla propria carriera, al proprio lavoro più che carriera, perché magari salva delle vite o comunque sia entra in una sala sterile e forse ha avuto priorità. Questa sta qua. È conscio l'amico sconosciuto proprietario che ci vorrà qualcosa per mettere a posto, ma prima ha preferito magari mettere a posto pezzi di carne. Non è una discolpa, è un esempio. Prima di parlare, pensa, erdito, puntatelo. Si è sporcato, viva la vita, oddio! Secondo te sto male, io me ne vado a Grifocchio, bella per te!